Next Game Stories, la seconda puntata, l'ospite di quest'oggi è Samuele Longo, benvenuto, potevamo un po' proporti per tutte le partite, perché ne hai segnati parecchi di gol. Grazie, buonasera a tutti. Quanti sono? 5 in 7 partite, abbiamo fatto il conto giusto? 6 con rigore. Ah giusto, giusto, giustamente ci tiene a ricordare il rigore della serie finale. Questa col PSV, terza partita della stagione, insomma, inizia. Come ve la ricordate questa partita? Perché dopo la sberla, insomma, del 7-1 iniziale con il Tottenham, avete vinto una partita in campionato contro il Cittadella, poi arrivate a giocare questo match, che cosa vi aspettavate? Niente, è stata un po' la partita dove abbiamo cominciato un po' a ricrederci, diciamo. Cioè, ci abbiamo sempre creduto, però è stato brutto perdere 7-1 a Londra. E aver vinto quella partita ci ha dato la consapevolezza comunque che era stata una giornata sfortunata. Tu hai fatto 2 gol alla fine, compreso quello all'ultimo secondo che ha deciso il match. La partita inizia però con un tuo compagno che prende la palla e fa una cosa, se li scarta tutti e va in porta. Lì forse vi ha dato un po' la spinta, no? Perché vi ha sbloccato. Sì, Daniel Bess ha fatto un gran bel gol partendo dal centrocampo. Poi siamo passati sul 2-0, purtroppo abbiamo fatto, il portiere ha fatto 2 errori, si può dire, sul loro gol. Poi alla fine però. E poi alla fine è arrivato il mio gol che ha dato. Rivediamocela allora, rivediamoci i tuoi 2 gol, rivediamo il gol di Daniel Bessa e poi torniamo qui in studio per parlare. Inizia in questo momento il match, giù il pallone, poi Bessa, Daniel, il numero, si libera di 1-2-3 avversari, lo spunto di Bessa, attenzione ancora lui, azione strepitosa di Daniel, entra in area di rigore, sempre Bessa, solo lui, Bessa, che gol, Daniel Bessa, mamma mia, un'azione straordinaria, fa tutto da solo, si beve l'intera difesa olandese e l'Inter passa al secondo minuto con l'assolo strepitoso di Daniel Bessa, che poi accenna a un passo di danza. 1-0 per l'Inter di Andrea Stamaccioni, ma cosa ha fatto questo giocatore? Qui rivediamo, si è bevuto in dribbling l'intera difesa del PSV, ha aspettato il momento per calciare, la conclusione soltanto toccata da Bertrams. L'Inter che davvero ci sta piacendo tanto, attenzione al lancio sulla sinistra dove Alborno va a contrastare Van Overbeck che lo punta uno contro uno, Alborno lo mette giù, poi Van Overbeck lo salta, attenzione, pericolo in area di rigore, il traversone, il colpo di testa di Giannetti, non è finita la conclusione, la finta di Antonio, ancora Antonio, prova a fare tutto da solo, Melgrati ci mette una pezza per 2 volte. La battuta lunga adesso a cercare Samuele Longo che ruba un gran pallone, attenzione ancora Longo in area di rigore, sempre Longo, prova la solo personale, va giù, tutto regolare dice il direttore di gara. Qui onestamente è da rivedere perché Longo aveva fatto una gran cosa, poteva forse servire Pecorini, qui rivediamo, Longo sbilanciato e qui poteva starci il rigore. La palla in profondità, il pallone toccato all'indietro, attenzione a Longo che arriva come un falco, Longo salta il portiere, palla cresta viva, Longo! 2-0 Inter, l'ingenuità clamorosa della difesa del PSV, il raddoppio dei nostri ragazzi con Samuele Longo, bravissimo ancora una volta ad andare a credere, ad andare a prendere il pallone, un pallone su cui nessun altro avrebbe scommesso nulla, guardate qua, Longo che va comunque a prendersi il pallone, il tocco decisivo, poi è anche fortunato con il rimpallo e la freddezza per metterla dentro. 2-0 al 41esimo. Sta costruendo la sua immagine e somiglianza. Qui recupera un altro pallone, Longo, sempre lui, l'uomo più pericoloso, entra in area di rigore. Attenzione, Longo cerca un tiro cross con l'esterno con 2 compagni da servire a centro area. Qui sbaglia Samuele Longo perché pecca di egoismo. Recupera palla l'Inter, adesso pronta a ripartire Bessa, che lancio di prima intenzione nello spazio per Longo che è più veloce, attenzione Longo va a fare un avversario, sempre Longo in area di rigore, Longo, la conclusione deviata ma spettacolare, il pallone di Daniel Bessa di prima intenzione sulla corsa di Samuele Longo, che partita che sta facendo questo giocatore. Rivediamo qui il lancio di prima intenzione per Longo che dribbla contro dribbla, si crea lo spazio per la conclusione, non riesce però a trovare la porta, secondo corner per l'Inter. L'arbitro dice che basta così, la partita è ancora tutta da giocare, ci sono ancora 45 minuti, ma lasciatecelo dire almeno ora che bella Inter che stiamo vedendo quest'oggi. Può andare sulla destra il movimento di Van der Urk, che detta il passaggio, riceve il pallone, subito il raddoppio di Alborno, sovrastato da Van der Urk, la palla poi giocata, attenzione all'interno dell'area di rigore, il tentativo che non riesce, poi il tiro da fuori e la palla che termina sul fondo, l'occasione per il PSV Eindhoven è capitata sui piedi del numero 8 Van Ooyen.
proprio lui infatti che ci prova col mancino, il gol del PSV, la bomba di Tannane. Torniamo in cronaca però perché c'è Bessa, palla al piede che serve proprio Duncan, che ha lo spazio per andare a tentare il traversone, l'effetto alla palla dentro, Longo anticipato, in agguato sul primo palo, ancora Inter pericolosa, gli schemi di Strabaccioni, ecco il pallone dentro di Duncan, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, poi Krisetic messo giù tutto regolare, Giannetti il tiro da fuori, la palla che si spegne sul fondo. In profondità a servire Longo, fantastico l'aggancio, si gira, attenzione, Longo in uno contro uno, in area avversaria, Longo sempre lui, Longo fa tutto da solo, ancora Longo salta il portiere, poi si porta il pallone troppo in profondità, aveva fatto tutto bene, non ha mai trovato l'attimo per calciare a rete Samuele Longo. Longo che di testa possono dire da loro, ecco Jacopo infatti, intelligente il pallone con il petto, poi Longo mette giù la sfera, attenzione ancora Longo in area di rigore avversaria, cerca il numero, va via un avversario, sempre Longo, attenzione in area di rigore, doppio passo Longo, poi ci prova da solo con il sinistro e per poco l'Inter non trova il gol del 3-1, sempre Samuele Longo. Pallone intercettato da Pecorini, bravo Longo a metterla giù, c'è Duncan che è partito, lo serve Longo, ottimo il pallone, può andare il ghanese, la mette giù Duncan, non c'è nessun compagno che lo segue, Duncan può fare un avversario, entra in area di rigore, ancora Duncan, attenzione, è solo Duncan, la parata di Bertrams. Ce ne sono andati 90 minuti, siamo nel recupero nel frattempo. Palla calciata verso Melgrati, attenzione, il colpo di testa di Chisela, poi una carambola, ne esce favorito il PSV che adesso ha questo pallone all'altezza dell'area di rigore, deve uscire Melgrati, liscia clamorosamente, è il pareggio del PSV. C'è forza, allora non è ancora finita, la palla è giocata da Vojtus, lo scambio con Romano, lo serve Vojtus, attenzione a Romano, in area di rigore, Romano alza la testa, Longo! 3-2 Inter, il cuore di questi ragazzi, il cuore di questi ragazzi, 3-2 al 49esimo, Samuele Longo, il cuore di questi ragazzi che non mollano mai, non meritavano il gol del PSV. E allora il 3-2 grazie al gol, lo rivediamo, di Samuele Longo, perfetta comunque la combinazione con Romano che ha avuto la lucidità di servirlo al centro con questo pallone, e allora Longo al 93esimo riporta l'Inter in vantaggio, anzi scusate al 94esimo riporta l'Inter in vantaggio, l'arbitro dice che basta così, non c'è più tempo, l'Inter vince per 3-2 contro il PSV Eindhoven ed è una vittoria di platino per come è maturata, per la voglia che ci hanno messo questi ragazzi che hanno rischiato di essere beffati al 91esimo, ma poi l'Inter ha voluto questa vittoria ad ogni costo. Insomma, arrivederli questi gol, vabbè che poi ne sono arrivati altri, però grande emozione, eh? No, sì, fa sempre piacere vedere le partite, soprattutto quando si vince. Noi lì abbiamo detto, ok, prima partita 7-1 per gli altri, la seconda la si vince così, abbiamo capito che non sarebbe stata una competizione normale, e normale non lo è stata, per quello che è successo da qui in avanti. No, tutte le partite potevano finire in qualsiasi risultato che nessuno poteva reclamare niente. Qui hai fatto una partita straordinaria, hai segnato il gol decisivo, potevi farne addirittura qualcuno in più. Da attaccante ti chiediamo, tu hai fatto dei gol, ne hai fatti tanti e soprattutto ne hai fatti di pesantissimi in questa stagione. C'è addirittura qualche rimpianto o tutto sommato direi bene così? No, beh, va bene per come sta andando. Sicuramente ovvio che ogni anno si può migliorare come numero di gol. E poi quel tiro che dicevamo prima in finale, se dove ho scheggiato la traversa, se entrava era una cosa ancora più bella per me, ma va benissimo così. A quel punto andavi a fare l'Europeo direttamente, no? Un gol del genere. No, però va benissimo così. Lì, allora, davate l'impressione di essere una squadra assolutamente un cantiere aperto, perché era la terza partita stagionale, però che sapevate comunque cosa fare, sapevate quali erano le idee dell'allenatore, sapevate quali erano i principi di gioco su cui Andrea Strabaccioni insisteva, pian piano poi vi siete trovati. Sì, questa partita è la terza ufficiale che facevamo e sicuramente era l'inizio di una lunga serie di partite che abbiamo fatto col mister Strabaccioni. E qui iniziavamo già ad avere una nostra identità di gioco che ci ha dato il mister. La tua stagione è stata un po' strana, nel senso che nella Next Gen Series, nelle partite che contavano di più contro l'avversario, se vogliamo, più forti, hai giocato benissimo. Hai avuto magari qualche battuta a vuoto nelle partite in apparenza più semplici sulla carta. Soffri forse un certo tipo di, non di difese, ma di atteggiamento dell'avversario, cioè sei un attaccante di quelli che deve avere un po' di campo davanti a sé?
è meglio se hai un po' di campo? Sì, sicuramente per me è meglio, però l'ho già detto, queste partite qui davano una carica, un qualcosa in più, quelle dentro fuori, le partite secche danno un qualcosa in più da giocare. Al fischio finale del PSV, della partita col PSV, questa coppa qui era lontana, eh? Nel senso che eravate contenti per la vittoria, però sì, non so se pensavate di vincere. Ovviamente ci speravamo, però pensare che saremmo davvero, avremmo potuto davvero alzarla era ancora un pensiero, un sogno. Tu hai anche una peculiarità, non so se adesso il nostro bravo regista signor Secchi ti riesce a isolare la tua esultanza, nel senso che c'è Luca Toni che e Marco Del Vecchio prima di lui che mostravano l'orecchio, Gianpaolo Pazzini che fa il gesto invece degli occhi, tu hai un gesto che è tutto particolare. Sì, è un gesto che è nato con la mia ragazza perché vuole che gli dedichi tutti i gol e visto che fare il cuore è scontato e non mi piace, abbiamo inflazionato un po' il cuore, abbiamo, fanno un po' tutto. Abbiamo trovato questa cosa qui che di per sé non vuol dire niente. Però insomma potrebbe diventare poi un magari l'augurio della tua carriera, chissà, che tanti tifosi, come succedeva peraltro a Del Vecchio, a Toni, a Pazzini, come succede adesso a Gianpaolo Pazzini, lo facciano anche loro dalla curva. Ah, beh, speriamo. Sempre parlando di Next Gen Series, quanto è stato importante per voi fare un percorso del genere? Cioè siete partiti, ok, battuta a vuoto, poi qualche buona, qualche ottima vittoria, però insomma sempre con una corrente di pubblico non troppo impressionante, poi Lisbona e poi Londra. Da lì avete fatto un po' il salto, cioè mentalmente erano già partite del calcio che conta. Allora, noi dall'inizio credevamo comunque, anche prima della partita di Tottenham, non era una cosa così, era più una speranza, però ci abbiamo sempre creduto dentro di noi. Dopo questa partita abbiamo cominciato a fare un filotto di partite, prestazioni, risultati positivi e con la partita di Lisbona penso ci è scattato qualcosa e da lì abbiamo detto adesso possiamo vincerla davvero. A proposito di scattare qualcosa, non so se posso ma lo faccio lo stesso, racconto un retroscena. Partenza per Londra, sull'aereo cosa succede? Non so se ti ricordi all'andata, dove ti siedi e cosa succede? Il mister mi ha chiamato vicino al suo posto perché mi ha fatto vedere come avremmo giocato poi le partite, visto che mi ha spostato di ruolo, mi ha spiegato un po'. E tu prima facevi il terminale offensivo, cioè il centravanti puro, da lì invece più esterno. Da lì, cioè, in Champions, nella Next Gen Series, le ultime due partite mi ha usato esterno. Da lì come adesso sei trovato? Bene, io lo dico sempre, mi piace di più comunque fare la prima punta. Poi se qualcuno mi chiede lo faccio, mi impegno, do al massimo. E tu dici, l'hanno fatto dei grandi attaccanti, se lo fa Samuel Eto'o lo posso fare anch'io. Sì, senza dubbio. Però si fa un po' più fatica lì, nel senso non sei abituato come movimento, posizione. È un po' diverso, ci sono dei movimenti diversi da fare, però si fatica sia da prima punta che da esterno. Secondo te che ricordo sarà la Next Gen Series nella tua carriera? È il trofeo forse più importante fino adesso che hai alzato, è un trofeo che vi ha dato anche una dimensione internazionale, se vogliamo. Sì, è il primo trofeo importante, diciamo. Sperando di averlo, la carriera lo ricorderò senz'altro come magari l'inizio, un qualcosa, un ricordo comunque piacevole. E l'insegnamento più grande che ti ha dato invece il mister Stramaccioni? Il mister ci ha dato tanti insegnamenti, sia come valori umani, sia dentro il campo. E lo ringrazieremo, almeno io, ma penso tutti i miei compagni, lo ringrazieremo sempre per quello che ci ha dato. Grazie allora a Samuele Longo, questa era Next Gen Stories, che torna come sempre settimana prossima alla stessa ora con un altro ospite. Rivediamo un'altra partita.